venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per parlarvi però di quello che accadde nella sua Pietrelcina il 24 di febbraio del 1911. Padre Pio scrive, lo leggiamo nell'epistolario numero 1, scrive al suo padre spirituale, a Padre Benedetto, che era il suo ministro provinciale. In questa lettera emerge anche la richiesta di un giovane frate cappuccino che si trovava ormai da qualche tempo nella sua Pietrelcina perché questa misteriosa malattia lo costringeva a stare a casa. E questo giovane, questo ragazzo, scrive al suo ministro provinciale anche chiedendo indicazioni per la Santa Quaresima. Scrive: «Mio carissimo padre, dal mio lungo silenzio non abbia a credersi che io abbia avuto meno bisogno in questi giorni dei suoi buoni consigli, delle sue esortazioni, poiché si sbaglierebbe di certo. Infatti qui lo spiega. Non ho scritto perché stavo male. Riguardo alle afflizioni, le guerre spirituali, l'assicuro che vanno al pari passo con le afflizioni corporali. Al moltiplicarsi di queste succede l'aumento di quelle. Non so dove andrò a finire se si procederà in questo modo. Ringrazio però il Signore perché, nonostante che in certi incontri massimamente soffro momenti proprio di angoscia, serbo però sempre, sebbene debbo farmi gran violenza, un animo allegro. E sembrami che un nuovo coraggio dolcemente mi scende nel cuore. Intanto con fiducia, scrive Padre Pio, mi gitto nelle braccia di Gesù e avvenga poi quello che Lui ha decretato ed Egli certamente ci deve pensare ad aiutarmi. Vengo infine a chiederle una carità. La Santa Quaresima ormai è prossima e la ben conosce il mio stato. Desidererei sapere soltanto da lei proprio a che cosa sono tenuto in questi santi giorni e solo in questo modo potrò rimanermene tranquillo in coscienza. E poi Padre Pio termina: raccomandandomi alle sue preghiere, la ossequio e le bacio la mano.